No, paura no, perché neanche della fine, della morte, uno può dire, dice, la morte mia. No, non mi spaventa, perché sono convinto, credo al miracolo della vita, che è un miracolo, no? Che noi viviamo, gestiamo, pensiamo, facciamo cose, abbiamo costruito tanto. Abbiamo perduto familiari, amici, non c'è stato un cambio generazionale, c'è ancora il vuoto, questa cosa. Dove sono andati a finire? Non è possibile che finisce così la vita. Io lo dico per quelli che, io lo so, dove andremo, che faremo questa cosa, perché sono cattolico, sono anche praticante, per cui a un certo momento non ho mai messo in discussione la mia fede a questa religione che pratico. Io lo so, però per quelli che sono ancora scettici, eccetera, che pensassero che la vita non può finire così. Troppe cose si sono fatte e si è permesso di fare. La scienza, per esempio, in questi ultimi, e fortunatamente a rammarico di essere invecchiati, c'è tutto un periodo di vita dove è successo quello che non era mai successo in 2000 anni, perché tutto è arrivato in questi ultimi 60-70 anni. Le scoperte scientifiche, mediche, tutto. Tu non hai paura perché sai che quel giorno poi rivedrai tuo padre, tua madre, mia madre, tuo fratello, tua sorella, sì, i tuoi amici. Gli amici cari, gli amici che... Chi per esempio? De Sica, Amidei, Mastroianni, ecco. Insomma, quelli con i quali abbiamo diviso le speranze, abbiamo parlato di avvenire, questa cosa, eccetera, che poi si è interrotto e se ne sono andati improvvisamente. Quanto ti mancano? Quanto ti mancano? Mancano molto, sì. Io per esempio a De Sica sembra sempre che ho attaccato il ricevitore in quel momento lì che gli ho telefonato. Dico, hai sentito Vittorio? Hai sentito questa, ci comunicavamo queste, ecco. Per me De Sica è stato sempre un grande, la nostra amicizia era basata proprio sulla grande stima che avevo di lui, come, e lo ritengo che sia stato veramente il regista più grande del mondo. Non c'è regista che ha fatto un lato di bicicletta come De Sica. Ma anche a giudizio universale. E poi come natura di uomo, l'ironia, tutto quello che esprimeva con quel suo atteggiamento, beh, insomma, cose che non si possono neanche illustrare, sono state sentite da me in un modo indispensabile.